Era stato richiesto a più voci l'arrivo del ministro dell'interno Luciana Lamorgese a Milano dopo le aggressioni avvenute a Capodanno in Piazza Duomo, la sparatoria in una sorta di faida fra rapper nel quartiere San Siro, in cui è rimasto ferito gravemente un 26enne, e quanto avvenuto in via Conizugna, dove un agente della polizia locale ha sparato un colpo in aria mentre un gruppo di ragazzi cercava di disarmarlo. E lunedì la Lamorgese sarà in prefettura per partecipare al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, dopo il quale è stata annunciata una sua conferenza stampa. Al ministro chiederò la conferma di più personale, ha detto il sindaco Beppe Sala, respingendo l'accusa di fare scaricabarile su Roma per i problemi di sicurezza di Milano. Ma la conferma di più persone, più personale, però non è un numero, non è il tema del numero assoluto, perché come voi sapete le forze dell'ordine vanno distinte a seconda di quello che fanno, e quindi negli uffici o in strada. E se in strada anche la sera, anche la notte, è chiaro che io non sto certamente ributtando sul governo e sul ministro, che tra parentesi io stimo moltissimo, il problema, tanto è vero che sapete che anche noi assumiamo, però assumendo noi, quello che chiederò, la prima cosa che chiederò è il fatto di vedere analoghe assunzioni dal ministero. E poi credo che sia l'occasione anche per fare un'analisi concreta di quella che è la situazione della sicurezza. Se vogliamo continuare a ignorare i dati possiamo anche farlo, però ci abbandoniamo all'emotività o all'impatto dei social. Per esempio, se si va a vedere il numero di omicidi in questa fase storica, nel mio mandato, rispetto agli anni precedenti, in un lungo periodo, si vede che stiamo parlando di cifre molto inferiori, e questo fatto per esempio sembra ignorato. Detto ciò, io non voglio certamente non sforzarmi di comprendere le lamentele dei cittadini, per cui si tratta di capire come fare. Credo che sia molto importante dare anche più comunicazione ai cittadini rispetto a chi devono rivolgersi. A volte c'è un rimbalzo tra polizia, vigili, ecco, credo che siccome ci sono possibilità di lavorare in maniera aggregata e dei punti d'entrata, un punto d'entrata unico, bisogna fare uno sforzo per spiegare meglio ai cittadini cosa devono fare. Il percorso è lungo, però mi sembra che questi tentativi di strumentalizzazioni dalla parte politica avversa lasciano il tempo che trovano. Ripeto, io mi aspetto la Lamorgese anche per vedere i numeri, perché i numeri dicono molto.